La reazione antipositivistica in pedagogia ad opera di Giovanni Gentile. Quando si fa riferimento all'antipositivismo in pedagogia e più in generale nelle scienze umane, si fa riferimento a critiche in particolar modo centrate sull'impostazione che la pedagogia, soprattutto con l'attivismo pedagogico, gli autori, diciamo, per eccellenza che vengono solitamente studiati nel liceo delle scienze umane sono John Dewey e Maria Montessori. Tutto ciò che aveva una base puerocentrica non esauriva in questa fase lo scenario della cultura educativa perché contemporaneamente si sviluppava, in particolar modo in alcuni paesi, l'Italia soprattutto, una cultura di stampo idealistico e per certi versi molto critica nei confronti dei metodi scientifici e di tutti i tentativi che discipline come la pedagogia o discipline come la psicologia avevano di seguire rigorosi metodi scientifici. La cultura italiana era sostanzialmente una cultura filosofica e Giovanni Gentile, che solitamente viene indicato un po' come, almeno nel nostro paese, come il principe di queste critiche, era innanzitutto un filosofo che sarà molto potente. Le tre direzioni che la critica antipositivistica prenderà, la critica al positivismo in senso lato, il positivismo nelle scienze sociali, il positivismo dal punto di vista filosofico, ricordiamoci che per il positivismo la scienza aveva, diciamo, una centralità rispetto ad altre discipline e ogni disciplina doveva piegarsi a metodi rigorosamente scientifici. Inoltre il positivismo, che per certi versi potremmo dire, almeno nelle fasi iniziali, quasi idolatrava la scienza, anche se può sembrare paradossale questa affermazione, perorava un rigido distacco tra l'oggetto di studio e il soggetto che studiava e quindi rifiutava qualsiasi tipo di espressione idealistica o fenomenologica, cioè credeva in una realtà oggettiva e nella separazione tra il ricercatore e l'oggetto ricercato, in qualsiasi disciplina, anche quindi nelle scienze sociali come la psicologia e la sociologia. La reazione al positivismo fu quindi di stampo filosofico con rilancio di pedagogie ispirate, diciamo, all'antico ideale umanistico, no? Inteso come espressione di una libertà dell'individuo finalizzata al superamento di sé e non alla visione degli uomini o del bambino, nel caso della pedagogia, come un oggetto appunto biologico, no? Che si doveva evolvere dal punto di vista biologico e psicologico. E quindi questi ideali umanistici peroravano la visione di una cultura, di una civiltà fondate su una visione di tipo spirituale. L'essere umano non era un organismo capace di adattamento, era visto come uno portatore di uno spirito, elemento di uno spirito che doveva realizzare i propri fini, per certi versi interni. Oltre a una direzione, diciamo, filosofica con l'idealismo, sia di stampo, diciamo, liberale. Pensiamo in Italia a Benedetto Croce, che fu anche ministro dell'istruzione prima di Giovanni Gentile e poi, diciamo, in un ambito dal punto di vista nazionalismo, sappiamo che Gentile aderirà al fascismo, ci saranno anche sviluppi del marxismo che criticava l'approccio positivistica, piegando l'educazione, diciamo, alla società futura e perorando, come dire, una visione politica anche dell'educazione. E poi l'altra direzione critica sarà quella psicanalitica con riflessioni che derivavano dai messaggi, diciamo, dalle opere di Freud, con riflessioni sul senso dell'autorità e sul senso profondo e diverso della libertà, diverso da come lo potevano intendere, per esempio, filosofi dello stampo di Giovanni Gentile. In sintesi, in pillole, potremmo definire la reazione o l'idealismo di Giovanni Gentile appunto contrario al determinismo biologico e sociale, pensiamo a Charles Darwin e Herbert Spencer, darwinismo sociale, quello di Spencer,
fautore di una nazione etica che sostanzialmente prevede una sorta di schiacciamento tra le norme morali e etiche e le leggi dello Stato, con la presenza delle leggi dello Stato a vegliare anche sulla morale, e diciamo, questa reazione antipositivistica, questa idea di Giovanni Gentile sarà molto importante nel nostro paese. Perché? Perché strutturerà, Giovanni Gentile sarà l'uomo che realizzerà la riforma scolastica del 1923, che di fatto costituirà, e per certi versi ancora oggi costituisce, un'ossatura, diciamo, di tipo organizzativo della scuola in Italia, ma anche influenzerà potentemente la cultura italiana, ben al di là dei confini, diciamo, della sua, se vogliamo, presa di posizione politica nazionalista. I suoi collaboratori, anche allievi, Giuseppe Lombardo Radice, Ernesto Codignola e Ugo Spirito, in particolar modo i primi due, cambieranno poi idea e abbandoneranno, come dire, i messaggi del maestro, diventeranno critici. Sappiamo poi inoltre che Gentile morirà nel 1944 e verrà ucciso da un comando di gappisti fiorentini, partigiani fiorentini, che uccideranno Gentile. Tra l'altro, anche la vicenda della sua morte è particolarmente complessa. Ci sono stati libri interessanti, tra cui mi permetterei di segnalare quello di Luciano Mecacci, che analizzano nuovamente le motivazioni dell'omicidio di un intellettuale come Giovanni Gentile, che certo di, come dire, di obiettivo militare aveva ben poco. Facendo una piccola riflessione sulla nazione etica, che comunque è stata molto importante durante il fascismo nel nostro paese, qui abbiamo la copertina di un testo scolastico, Libro e Moschetto, Fascista Perfetto. Gentile avrà un grande potere e porterà le tendenze del neoidealismo, come abbiamo detto, non solo, diciamo, in polemiche di stampo filosofico, ma saranno tendenze che avranno un forte potere sul sistema scolastico e anche universitario italiano. Nelle critiche, diciamo, di questo dell'antipositivismo troveremo vari esponenti, da nazionalisti, futuristi, decadentisti in ambito letterario e artistico, modernisti, e quindi saranno molte le forze che si opporranno, diciamo, al positivismo nelle scienze sociali. Gli antipositivisti celebravano il desiderio di libertà, l'avventura, la ribellione contro le regole costituite e, soprattutto, questo è importante, è un po' rimasto nel nostro paese, diffidavano della presunta oggettività della scienza, diffidavano della presunta oggettività della scienza, un tema molto presente nella cultura italiana. E in fondo, se ci pensiamo ancora oggi, e così era nella visione di Gentile, nella sua costruzione, per esempio, del sistema dei licei, il liceo che avrebbe dovuto formare le classi dirigenti era un liceo dove si imparavano lingue antiche, il liceo classico con il greco e il latino, e la stessa cultura italiana per anni è stata una cultura di stampo giuridico-letterario, con grandi discorsi, lo studio dei classici greci e latini del passato, e con una sistemazione della cultura scientifica e anche dei licei scientifici o degli istituti tecnici ad un livello inferiore rispetto al liceo che avrebbe dovuto produrre educare l'elite italiana. Gentile nel 22 era già un intellettuale di peso. Avrà anche l'abilitazione in pedagogia, che paradossalmente prenderà scrivendo un testo dove si criticava la pedagogia e si risolveva la pedagogia di fatto in filosofia, e sistemerà qua e là per l'Italia, anche nelle varie cattedre, suoi allievi di fatto che erano di fatto dei filosofi, non dei pedagogisti di formazione. Nel 22 ricoprì l'incarico di ministro della pubblica istruzione, in tal veste mise mano alla fantomatica riforma scolastica. Lasciato il ministero, l'anno seguente divenne poi un autorevole esponente del fascismo, che considerava continuazione del Risorgimento, e diresse dal 25 al 1944 l'Enciclopedia Italiana, la famosa Enciclopedia Treccani, anche oggi consultatissima online, e pubblicò altri fondamentali studi filosofici. Io qui ho distinto le opere, diciamo, filosofiche, ne ho elencate alcune brevi, non c'è la pretesa qui di esaurire, come dire,
la filosofia di Giovanni Gentile, ma ciò che qui ci interessa è soltanto vederla in funzione dei risvolti pedagogici che ha avuto sulla storia della scuola e dell'educazione nel nostro paese. Le opere di pedagogia, in questo caso, sono Scuola Filosofia, Sommario di Pedagogia come Scienza Filosofica, La Riforma dell'Educazione e I Preliminari allo Studio del Fanciullo, che è un'opera interessante che appunti presi da una allieva di Giovanni Gentile. Riguardo al concetto scientifico di pedagogia, che è del 1901, che poi venne incluso in una raccolta di testi di scuola e filosofia, Gentile che cosa fa? Critica la natura della pedagogia e rimarrà fedele a questa tesi, cioè critica sia la pedagogia come scienza sperimentale. Qui le critiche ovviamente sono rivolte, per esempio, alla visione della Montessori, così come diciamo intrisa o descritta dal positivismo, sia la pedagogia quale esercizio pratico, cioè come pratica dell'educazione. E qui la critica andava a Herbart. Definire la scienza dello spirito come scienza empirica o come empiria didattica vorrebbe dire, secondo Gentile, snaturare l'educazione riducendola a qualcosa di meccanico. Lui non credeva né nella pratica educativa né nella considerazione dell'educazione come scienza. La pedagogia non può che essere scienza della formazione, non scienza, ma scienza della formazione dello spirito e quindi un sapere filosofico. Vediamo che, sì, in maniera molto sintetica, dietro questo ragionamento c'è di fatto la risoluzione della pedagogia in filosofia. Quindi la pedagogia non è una scienza particolare, non ha un proprio fondamento, è una filosofia in atto. In sostanza, con questo tipo di approccio, l'elemento centrale, cioè l'allievo, l'elemento centrale in pedagogia, viene considerato come un organismo in crescita e in evoluzione che deve stare a stretto contatto con il maestro. Poiché questo spirito è dialettico, cioè in continuo divenire, e lo spirito deve impadronirsi dell'oggettività, trascendere i limiti dell'io e divenire universale. È hegelismo. Diciamo, si sentono gli echi dell'hegelismo. Gentile poi criticava la cattiva psicologia, che è quella che pretende di stabilire varie fasi dello sviluppo. Qui i riferimenti vanno subito a, pensiamo ai lavori di Jean Piaget e molti altri. Scovare le attitudini e promuovere la capacità non porta a nessun vero atto educativo, perché soggetto ed oggetto della pedagogia, secondo Gentile, stanno davanti l'uno all'altro come due cose morte. In questo caso, beh, di fatto, descrive come lavorava Jean Piaget. Osservava i bambini per cogliere l'evoluzione del pensiero e dell'intelligenza da un punto di vista qualitativo. Dove non c'è vita, dice Gentile, non c'è pedagogia. Quindi la pedagogia non è tecnica, non è scienza normativa, non è scienza pratica. Quindi l'educazione, dice Gentile, che cos'è? Non occorre rifare la storia del concetto di educazione attraverso i popoli e le varie epoche. In ogni tempo, in ogni luogo, l'educazione è stata intesa come formazione dell'uomo e a seconda del diverso concetto che si ebbe dell'uomo, l'educazione fu indirizzata a diversa meta e intesa diversamente. Ma fra tutte queste differenze resta che l'educazione è la formazione dell'uomo secondo il suo concetto, ossia un fare essenzialmente finalizzato, cioè teleologico, il cui fine è l'essenza umana, quella forma che la formazione tende ad attuare, cioè come se il bambino portasse in sé una finalità che viene risolta a contatto con l'allievo. Il passaggio dalla potenza all'atto avviene mediante l'educazione, ossia una relazione tra l'educatore e l'educato. La dualità di educato ed educatore si deve risolvere in un'attività unica, deve diventare una monade sostanzialmente. La soluzione del problema è data dalla conciliazione del concetto di soggettivo con quell'oggettivo che fu avviato dal kantismo. Quindi qui anche l'hegelismo, cioè lo schiacciamento di soggetto e oggetto sostanzialmente. L'uno ignora l'altro e già conosce questa scienza. Dell'uno dicesi che impara, dell'altro che insegna il maestro. Imparando l'uno viene a conoscere ciò che prima ignorava, ma il conoscere è una costruzione a sua volta soggettiva, perciò imparando egli costruisce la geometria che impara, costruisce da sé per certi versi. La voce del maestro non è per il suo spirito, se non quella della verità che egli, il discepolo, viene grado a grado costruendo con la mente sua. Discepolo e maestro non sono più due menti, ma una mente sola, c'è una fusione in un unico, ma il portatore della verità è sempre il maestro. Da questo ovviamente discendono rischi autoritari che oggi forse nella scuola riteniamo sorpassati, ma che all'epoca invece erano molto presenti nelle varie scuole d'Italia.
Si insegna dunque, dice Gentile, da una parte e dall'altra si impara. Solo quando le due persone, che tale concomitanza di fatti suppone, si unificano negando la loro soggettività naturale ed innalzandosi a quella soggettività superiore, che è una cosa stessa con l'oggettività. Quindi annullare, diciamo, ciò che è di individuale, c'è cioè in sé, e cercare quella parte di soggettività che ci fonde con il nostro maestro, se ci poniamo, che ci aiuta a scoprire in qualche modo la verità, che è unica, non è una vera e propria costruzione, la verità la conosce il maestro, noi dobbiamo raggiungerla col suo aiuto. In questa opera del 1900, pubblicata nel 22 e nel 23, grazie agli appunti di una giudiziosa allieva di Giovanni Gentile, così è scritto nella prefazione, lui in sostanza distingue vari tipi di bambino. Parla di bambino eterno che è presente nel proprio animo e trasversalmente alle varie età della vita, quasi letteratura sembra questa. Poi il bambino fantoccio che nelle sue analisi diviene astratto e mitico nella disamina della psicologia dell'infanzia intrisa di positivismo. Questo poi ci porterà a ciò che diremo prima sul destino, ahimè, della psicologia durante, diciamo, gli anni di Gentile. E infine il fanciullo reale, l'unico vero oggetto di una filosofia dello spirito e quindi della pedagogia. Si tratta, quest'ultimo, di una sorta di artista sognatore proteso verso l'altro che è in noi attivo nei confronti del gioco, ma anche soggetto morale, dotato di autonomia e volontà. Evidente che la pedagogia di Gentile ha delle concessioni, diciamo, allo spontaneismo che forse piacerebbero agli educatori di oggi o ai genitori di oggi, ma anche disciplina, spontaneismo e disciplina. Anche se alla fine predominano pur sempre le ragioni del maestro e una visione della scuola altamente conservatrice. La didattica gentiliana ha un'impostazione, come dicevamo, idealistica e spiritualistica, quindi non scientifica sostanzialmente, non è la Francia, insomma, l'Italia di quegli anni. E il metodo di insegnamento non deve essere ricavato dall'oggetto dell'insegnamento stesso. In questo modo ogni processo di apprendimento è la dialettica della vita spirituale che si svolge nei tre momenti, le tre fasi, di nuovo torna, riecheggia Hegel, arte, religione, filosofia. Anche questa insistenza della religione come punto, cioè questa posizionare la religione come punto mediano, o se preferiamo come punto che precede la filosofia, che tutto comprende, se l'arte è soggettività, la religione, dicevamo, è oggettività. E diciamo, la sintesi dei due precedenti passaggi, quella che è la dialettica dell'atto puro, secondo Gentile, è la filosofia. Ora, in questa, diciamo, parte del pensiero di Gentile riecheggia la sua valutazione e passione per, diciamo, la fase, diciamo, del pensiero hegeliano, la dialettica di tipo hegeliano. Mentre invece, per esempio, nel suo collega Benedetto Croce prevaleva più l'impostazione di tipo storicistico, e quindi forse l'apprezzamento della filosofia di Hegel che conduceva a quegli esiti. Nel caso di Gentile c'è questa idea dello spirito e della dialettica, e una visione della filosofia molto simile a quella hegeliana, cioè momento che comprende tutto quanto. Proprio questa visione della religione, in qualche modo come precedente la filosofia, portò Gentile a insistere per l'obbligatorietà dell'insegnamento della religione, che rappresentava alle scuole elementari, rappresentava a suo giudizio una buona preparazione per quello che sarebbe poi stato lo studio della filosofia, da qui la sua battaglia per l'obbligatorietà della religione nelle scuole elementari. L'arte, nella sua prima fase, se ci pensiamo, nelle scuole, negli asili, nelle scuole materne, diciamo, solitamente si lavora molto con l'arte nei bambini, poi si comincia a venire a contatto con concetti più complessi quando si comincia a vedere la religione e poi si accede alla filosofia. La religione rappresentava quindi un momento oggettivo, legge alla quale lo sviluppo dello spirito si doveva conformare per procedere al momento della sintesi dialettica che era rappresentato, come dicevamo, dalla filosofia.
Quali sono i limiti di questo pensiero gentiliano? I limiti sono, diciamo, i pericoli, quello di un depotenziamento di tutto quello che erano i corsi o la professionalità stessa dell'insegnante, poiché diciamo, nello slogan di Gentile il metodo del maestro, oppure un altro, chi sa insegnare. Viene meno la funzione tecnica dell'insegnamento, o pensiamo oggi tutti i corsi necessari per diventare insegnante, tutto quello Gentile ci direbbe, è superfluo, poiché chi sa insegnare, chi ha la laurea sa insegnare, basta, non deve fare stage, non deve osservare come funziona una classe, non deve fare corsi di didattica e docimologia, perché sa automaticamente insegnare. Questi rischi furono individuati dai suoi ex collaboratori, Codignola e Lombardo Radice, che notarono come la formula, il metodo del maestro, poteva essere una motivazione per chi possiede l'estro dell'ignoranza. Riguardo poi al maestro e all'allievo, l'avevamo già detto prima, si nota il carattere essenzialmente autoritario di questo rapporto, e non dimentichiamo che la scuola italiana era molto autoritaria in questi anni. Anche dopo il fascismo è stata molto autoritaria, ancora per tutti gli anni 50, 60, poi sappiamo che ci furono le manifestazioni studentesche che misero in discussione alcuni ruoli, ma l'autoritarismo era moneta corrente. L'aspetto comunicativo relazionale è in qualche modo prevaricato in questa visione pedagogica di Gentile dalla dimensione culturale dotta che è insita nell'insegnamento e nell'insegnante, opposta a ogni forma di psicologismo, cioè l'attivare le motivazioni dei propri allievi per raccoglierne l'attenzione. Tutte queste tematiche, oggi molto diffuse nella scuola, erano completamente ignorate da Gentile. E poi, appunto, questa finale: non si insegna ad insegnare, questo è uno dei punti cruciali della pedagogia gentiliana. Sono solo la ricchezza spirituale del maestro, che è una dote innata, e la cultura viva di cui è portatore, che lo rendono maestro. Il maestro è il maestro e la scuola è la scuola. Non esiste un metodo, il metodo è il maestro. Di questa affermazione, Gentile dà motivazioni argomentate. Il rapporto educativo si realizza nel farsi, nell'identificarsi nella comune spiritualità di maestro allievo, cioè se non c'è un allievo che dà retta al suo maestro non avremo formazione. Ma va detto che appunto così la figura dell'insegnante in qualche modo ne risultava ingigantita in classe, dato il potere autoritario, ma anche sminuita da un punto di vista, diciamo. Non è uno specialista l'insegnante, in questo caso è un uomo di cultura come altri che però opera nella scuola. L'altro aspetto molto importante, di cui forse non si parla molto quando si affronta Gentile, è l'emarginazione vissuta in questi anni dalle scienze umane, pensiamo all'antropologia, alla psicologia, la sociologia, che lasceranno l'Italia indietro rispetto ad altri paesi, per esempio la Francia, confinanti. L'epistemologia gentiliana, cioè la visione della scienza, di ciò che è scienza, è polemica con quelle che oggi si chiamerebbero scienze umane e sociali. L'antropologia e la psicologia vengono criticate perché descrivono i fatti umani come analoghi ai fatti naturali. E beh, questo è proprio il positivismo, no? Si prendevano a prestito per lo studio della psicologia e della sociologia i metodi delle scienze naturali. Questo è anche poi il tema del fantomatico Methodenstreit, dibattito sul metodo, le scienze dello spirito, le scienze della vita, la divisione tra i positivisti e coloro che invece sosterranno che le scienze umane avranno un loro metodo specifico che si distanzia da quello naturale, ma in quella fase prevaleva il positivismo e quindi ecco che Gentile critica la psicologia e l'antropologia perché trattano le culture e la mente dell'uomo come fatti naturali. Esse, come le scienze naturali, si risolvono nella filosofia, ovviamente, dice Gentile. La stessa pedagogia non può non essere sottoposta a questa epistemologia unificante, cioè questo sistema scientifico che nella visione di Gentile doveva dissolvere la specificità di queste discipline e le subordina, come avviene per le altre scienze umane, all'etica, quindi anche allo Stato e quindi alla filosofia. Tutto era filosofia alla fine. La pedagogia è la filosofia, non scienza autonoma. Il soggetto e l'oggetto di entrambe è il farsi dello spirito. Pedagogia non è tecnica, questo l'abbiamo già detto prima, può definirsi arte, ma arte non insegnabile. Non c'è un sapere che insegni l'arte di fare scuola.
la quale non è un'idea astratta, ma è un'unione spirituale che lega insieme due spiriti. Sulla psicologia c'è un discorso molto interessante da fare. Ripetiamo che Benedetto Croce era stato ministro dell'istruzione prima di Giovanni Gentile, poi ci sarà anche Gentile a occupare quello scranno importante, e il programma neoidealista di ambedue prevedeva la svalutazione delle scienze umane. La psicologia fu vittima di attacchi prima di Benedetto Croce e poi anche di Giovanni Gentile. A farne le spese fu Francesco De Sarlo, che era un loro collega e che aveva interessi, diciamo, interdisciplinari, quindi si muoveva tra psichiatria, filosofia, psicologia e non intendeva ridurre la psicologia a mero studio degli organi, cioè la fisiologia. De Sarlo subì una forte campagna denigratoria e la sfida si consumò, come avveniva in quell'epoca, con botte e risposte, diciamo, su riviste. Diciamo, le critiche di Benedetto Croce si consumarono sulla rivista La Critica, che aveva diretto con Giovanni Gentile in passato, e De Sarlo rispondeva dalle pagine della sua rivista intitolata Cultura Filosofica. Croce diceva, insomma, De Sarlo deve scegliere, non può fare due parti in commedia, o farà il medico, o fa il medico, o fa il filosofo. Questa rivista, come dicevamo, fu diretta, La Critica, eccola qui, rivista di letteratura, storia e filosofia, diretta in collaborazione con Giovanni Gentile fino al 1923. Marginalizzazione, nel 23, quando fu approvata la riforma della scuola promossa da Gentile, che si fondava sul rinnovamento della cultura nazionale, e ovviamente c'era il fascismo, e attraverso il recupero della tradizione classica. La psicologia venne messa al bando dalle scuole secondarie, marginalizzata all'università, e il presidente della Società Italiana di Psicologia, De Sarlo, che era antifascista dichiarato, come se non bastasse, e anche oppositore della riforma, venne sollevato senza proteste da parte dell'associazione dall'insegnamento della psicologia direttamente da Gentile, cioè dal ministro fascista della pubblica istruzione, che gli lasciò soltanto l'insegnamento della filosofia. Una punizione. La direzione dell'Istituto di Psicologia Fiorentino passò così a Enzo Bonaventura, che non era strutturato, molto debole istituzionalmente, che contribuì, suo malgrado forse, a, come dire, alla marginalizzazione della psicologia, di cui si conservava, diciamo, l'idea della psicologia del lavoro. Bonaventura continuerà poi a fare un po' di ricerca in psicologia applicata e psicologia dell'età evolutiva. Ci saranno le leggi razziali. E quindi i provvedimenti in difesa del 1938, siamo molti anni più avanti, ma molti valenti ricercatori in psicologia furono costretti, che avevano origini ebraiche, furono costretti a lasciare il posto di lavoro. Bonaventura, Renata Calabresi e Cesare Musatti, che beh, la storia di Bonaventura è anche pazzesca, perché trovò un posto alla Hebrew University nel 1939 e saltò per aria con altre 79 persone all'attentato che avvenne 9 anni dopo, in pieno conflitto tra ebrei israeliani e arabi di Palestina. Calabresi andò a New York, dove continuò a lavorare come psicologa e non fece più ritorno in Italia. Invece Musatti è una figura importante perché è stato un grandissimo psicanalista milanese. Insegnò in quegli anni al liceo filosofia, ovviamente, al liceo Parini di Milano, e poi lavorò per la Olivetti di Ivrea, e nel secondo dopoguerra ebbe la prima nuova cattedra di psicologia. E si trovò ad essere anche un punto di riferimento in ambito psicanalitico. Va detto che diciamo, questa cultura, questi provvedimenti contribuiranno anche alla marginalizzazione di altre discipline che invece fiorivano in altre zone del mondo, per esempio la sociologia. Ricordiamoci che il primo insegnamento di sociologia in Italia sarà a Roma, e Franco Ferrarotti occuperà questa cattedra nel 61, e la prima e unica facoltà, diciamo, la prima facoltà di sociologia sarà all'Università di Trento. Questo ritardo ha comunque dei nomi e dei cognomi, una cultura nazionale sicuramente, ma molto deve alle prese di posizione di Benedetto Croce e Giovanni Gentile, pur su fronti differenti, nazionalista di stampo autoritario uno e liberale, con l'errore, diciamo, iniziale di aver appoggiato il primo governo fascista, ma poi sostenitore, diciamo, di un antifascismo da sponde liberali, Benedetto Croce.